diceva Fabrizio, è un gruppo a 360 gradi e che cura vari aspetti e fa da intermediario tra l'amministrazione, diciamo, quindi coloro che ci amministrano, e il cittadino, che da solo non è in grado di difendersi, non è in grado di ottenere dei risultati. Un po', diciamo, facciamo un po', fra virgolette, da paladini. E all'interno di questo gruppo ci sono vari laboratori, vari sottogruppi, e ce n'è uno che si chiama Cibo, Salute ed Economia, dove io mi sono inserita circa 2 anni fa, quando mio figlio, il più grande, ha cominciato a fare la scuola materna. E da lì la prima cosa che mi è venuta agli occhi è che questi bambini mangiavano su piatti di plastica. Io sono rimasta abbastanza scioccata per varie motivazioni. Il primo, il principale, diciamo, quello che mi ha poi mosso era quello della salute, perché leggendo in internet, confrontandomi con dei medici, tra cui appunto anche ISDE, che poi ci ha appoggiato alla grande, ISDE sono appunto medici per l'ambiente, ho letto varie relazioni in cui si parlava del legame tra problemi molto seri di salute e la plastica. Quindi, nel senso, quindi la plastica a contatto con cibi caldi o cibi oleosi, acidi, poteva rilasciare il cibo, poter fare dare dei rilasci molto dannosi per la salute. E ho trovato appunto questo gruppo, ricercatori all'università, quindi chimici, biologi, agronomi, e che facevano parte di questo gruppo. Mi hanno accolta, abbiamo analizzato tutta la situazione ed è veramente spaventoso il panorama che abbiamo incontrato, perché su 64 scuole del comune di Perugia, 46 sono le scuole dove si mangia sui piatti di plastica. Sono i bambini sfortunati, diciamo. E mentre le altre 19, avendo una gestione diretta, quindi c'è una cucina interna, i bambini mangiano sui piatti di ceramica perché ci sono le cuoche, che cucinano, ci sono le lavastoviglie. Già mi sembrava una cosa iniqua, perché bambini serie A, bambini fortunati, bambini sfortunati. E poi il secondo problema, quindi il primo problema era quello della salute, il secondo quello dell'ambiente. Perché facendo dei conti abbiamo visto che c'erano tonnellate e tonnellate di questa plastica che poi doveva essere buttata in discarica, perché comunque è plastica sporca, quindi non riutilizzabile, non riciclabile. E quindi abbiamo dato una soluzione quella di togliere la plastica, fare un esperimento, togliendo la plastica da alcune scuole e reintroducendo il vecchio concetto del portiamo i piatti da casa. E questo è stato fatto, questo esperimento, diciamo, contro voglia ovviamente da parte del comune, in 2 scuole. Il successo è stato enorme, i bambini hanno capito come funzionava, quindi hanno acquisito una nuova procedura. Abbiamo trovato proprio la porta però sbarrata da parte della scuola, diciamo, tutto il circolo, proprio la scuola di mio figlio. E questi bambini, quindi a 3 anni, in grado di gestire il loro kit, quindi fatto da piatti di vetro infrangibile e di vetro anche il bicchiere, e le posate in acciaio, e loro gestivano perfettamente il loro kit, se lo mettevano dentro al loro sacchettino, lo tiravano fuori, si apparecchiavano, quando erano sporco lo richiudevano dentro a un contenitore di plastica riutilizzabile, lavabile, e lo rimettevano nel loro sacchettino. E quindi adesso che cosa abbiamo fatto? Il nuovo assessore, Vaghè, ha dato carta bianca a noi, diciamo, e quindi in 9 scuole entro gennaio del 2015, già in 9 scuole verranno tolta la plastica e verrà reintrodotta la ceramica. È un passo in avanti molto importante, anche alla luce del fatto che adesso ci sarà un nuovo capitolato che andrà ridiscusso. E la cosa bella è che in questi 2 anni, dove abbiamo raccolto comunque 1.500 firme, abbiamo fatto veramente un bel lavoro, è cresciuta la sensibilità dei cittadini. E questo, diciamo, è questo il grande risultato che abbiamo ottenuto, che i cittadini, che sono sempre stati considerati dei sudditi evidentemente, ora con maggiore consapevolezza, con un circolare, un maggiore, una maggiore circolazione, diciamo, delle informazioni, ha capito che in realtà bisogna stare con gli occhi aperti, perché chi ci amministra magari non sempre in realtà vuole il nostro bene.